Buonasera cari amici e ben ritrovati al nostro appuntamento settimanale con il Confronto, la trasmissione di approfondimento del canale televisivo Telefoggia. Questa sera ci occuperemo di diffamazione, infatti un recente episodio che è sotto gli occhi di tutti, parliamo infatti del caso Sallusti, giornalista che è stato condannato in via definitiva dalla Cassazione a scontare una pena in carcere per un presunto titolo diffamatorio. Ma che cos'è in realtà la diffamazione? Che poi emerge sempre la problematica legata al diritto di cronaca, quanto esiste in Italia la libertà di stampa, quanto sono vincolati i giornalisti, ma io andrei subito a porre queste domande agli ospiti che ci faranno compagnia questa sera, che passo a presentarvi, e sono, diamo il benvenuto al dottor Michele Loffredo, vicepresidente regionale di Assostampa. Benvenuto a te e ai telespettatori di Telefoggia. Ringraziamo il giudice Stefano Celentano del Tribunale di Lucera ed è tornato a trovarci ormai un amico, un evergreen del Confronto. Diamo il benvenuto all'avvocato Michele Vaira. Allora, giudice, io comincerei da lei, insomma, vorrei un parere, una panoramica da un uomo di legge su quella che, appunto, su quello che è questo DDL, su che cosa prevede, se è concepito male. In realtà all'inizio c'era un accordo tra le forze politiche di maggioranza, perché comunque ci sarebbe stato un no al carcere per i giornalisti, prevista comunque una rimodulazione della rettifica, ma in realtà che cosa succede? Un emendamento della Lega e va tutto a monte. Il carcere per i giornalisti resta lì dov'è, quindi il giornalista che sbaglia, che diffama, purtroppo è costretto ad andare in carcere. Qualcuno dice no, è una provocazione, probabilmente il caso Sallusti è stato montato ad arte, non andrai mai in carcere, ma questa legge come è concepita, che cosa andrebbe cambiato? Ecco, giusto una panoramica, poi l'analizzeremo meglio. Allora, la legge non cambia molto rispetto al passato, perché la pena detentiva resta e diminuisce anzi rispetto al passato, ed è prevista sempre soltanto in relazione alla diffamazione mediante l'attribuzione di un fatto specifico diffamante. Per quanto riguarda la questione politica, io non mi astengo dal pensare che questo possa essere un gioco politico di contrapposizione netta tra la politica e la stampa. La diffamazione è un reato, diciamo, trasversale che non colpisce soltanto i politici, quindi ci può sicuramente essere dietro uno scenario di netta contrapposizione tra i politici e i giornalisti, però purtroppo oggi diffamati sono anche comuni cittadini. Per quanto riguarda lo spirito della norma, lo spirito non è cambiato rispetto al passato, e io dal mio punto di vista di cittadino più che altro mi sento anche di condividerlo, perché come punto di partenza forse anche di questa nostra discussione ritengo utile non dimenticare che la diffamazione è un reato odioso. È un reato che il nostro legislatore pone contro, all'interno dei reati contro l'onore della persona. L'onore della persona è una delle cose che ci caratterizzano, che caratterizzano tutti, è inteso come quell'insieme di caratteristiche che ognuno di noi ha e che fanno parte del nostro patrimonio, ecco, sociale, di riconoscibilità e di credito sociale. Quindi non va dimenticato che la diffamazione è un reato odioso e che la diffamazione a mezzo stampa, diciamo, per tornare al tema che qui ci interessa, non solo è un reato odioso, ma è un reato che viene posto in essere anche in una posizione di grande squilibrio tra il diffamante e il diffamato, perché il giornalista ha un'arma, che è quella della comunicazione generica, generalizzata e trasversale, che sicuramente ha una valenza molto ma molto più lesiva e pregiudizievole nei confronti del diffamato. Quindi io non ritengo che lo spirito della norma sia cambiato. Le sanzioni sono cambiate, vedremo le sanzioni pecuniarie, la sanzione, diciamo, detentiva è diminuita. Né ritengo che vi sia un particolare gioco politico alle spalle, un intento punitivo della politica nei confronti della stampa. Sono scelte che il legislatore fa. Il nostro ordinamento comunque prende sempre una posizione netta contro la diffamazione, contro tutti i reati che vanno a ledere l'onore e la reputazione della persona. Dottor Loffredo, il giudice è stato, diciamo, molto bipartisan, molto british, infatti ha sostenuto che non c'è nessun tipo di paura da parte della politica nei confronti della stampa, o meglio non ci sarebbe nessun tipo di odio. Però in realtà comunque questo voto è stato approvato, diciamo, in maniera oscura. Qualcuno ha sostenuto che i senatori si siano messi il passamontagna per votare il carcere ai giornalisti. Ecco, questo sta a dimostrare che non hanno voluto manifestarsi, noi non sappiamo chi sono stati, però ci sono
sono stati 131 voti. Secondo lei la politica ha paura della stampa? Assolutamente sì, è dimostrato da mille episodi, ma quello che vorrei dire preliminarmente è un'altra cosa. Il dibattito mi sembra che sia stato inquinato dal caso Sallusti, perché si sta confondendo, si è confuso e si continua a confondere piani che sono tutt'affatto diversi. La diffamazione di cui si è parlato sino ad un istante fa, e lo ha fatto il magistrato in maniera sapiente, da quello che è il diritto di cronaca, da quello che è il diritto ad esprimere liberamente le proprie opinioni e da quello che è il ruolo della stampa di poterlo fare nella maniera più ampia possibile. Il caso Sallusti invece ha avuto una sola mission e tutto ciò che ha mosso la politica rispetto a questa fattispecie è salvate il soldato Sallusti. Sallusti non deve andare in carcere, ben inteso, a me ovviamente non piace l'idea che chiunque debba andare in carcere, ma intanto mettiamo questi paletti. Il caso Sallusti è un caso di diffamazione, la libertà di stampa è un'altra cosa. La diffamazione cos'è? Lo ha detto ampiamente sino ad un istante fa il dottor Celentano, è offendere l'onore di una persona dichiarando cose non vere. Nel caso Sallusti stiamo parlando proprio di queste cose e dunque dov'è il problema di lesa libertà di stampa? È stato riportato in maniera distorta un fatto, non è stata data alcuna smentita, alcuna rettifica rispetto a questo evento calunnioso e sono state irrogate delle sanzioni in primo, in secondo grado e poi in terzo, in Cassazione. La libertà di stampa, e se io dico che una qualsiasi altra persona non me ne vuole, non me ne vorrà certamente l'amico e posso dire collega, avvocato Vaira, perché sappiamo tutti ha praticato anche in quella circostanza con valore l'attività giornalistica, oltre a quello che fa con ampio risalto internazionale nell'attività forense, cioè bene, se io dico giornalista Vaira è per il suo dire, per quello che fa, per come si esprime, uno sporco fascista piuttosto che un vetero comunista, esprime in maniera forte, se vogliamo, in maniera forse anche odiosa, ma esprimo delle opinioni più o meno giustificate. Se io invece dico che per esprimere quelle opinioni, per riportare determinate notizie, si prende delle tangenti, dice artatamente il falso, e allora senza che questo sia comprovato e senza che soprattutto sia vero, commetto una grave e censurabile diffamazione. In sostanza voglio dire, io sono molto preoccupato, ora ti ripasso la parola perché è giusto che da colleghi ci diamo del tu innanzitutto, perché bisogna affrontare un'altra questione, quella appunto del carcere, che è una pena proporzionata, o se è una pena proporzionata, o se invece è preferibile il risarcimento in sede civile. Ecco, io anticipo quella che è la mia posizione, probabilmente fuori dal coro. Mi spaventa molto di più il risarcimento dei danni, così come è stato dimensionato, perché rischia di distruggere non solo la vita, l'esistenza del singolo giornalista, mi riferisco ai colleghi, quelli comuni, non ai direttori dei giornali, a quelli dei grandi network, piuttosto che la pena detentiva, che poi sappiamo in Italia storicamente è stata applicata una sola volta per un anno a Giovannino Guareschi e quindi si fa soltanto folklore, si cerca soprattutto di confondere le acque. Tra l'altro, insomma, mi riprendo la parola, cioè, gentilmente, tra l'altro Guareschi, se non erro, insomma, siamo 50 anni fa, quindi era anche diversa un po' la compagine storica, c'erano delle variabili comunque differenti. Avvocato Vaira, visto che Michele Loffredo ha tirato comunque in ballo la questione del tetto massimo, la multa, anche questa, diciamo, doveva essere diminuita, perché inizialmente nel disegno precedente era di 100.000 euro, quindi poteva variare dai 5.000 ai 100.000 euro, poi il tetto è stato dimezzato, quindi la pena massima oggi è 50.000 euro, che è comunque tanto per un giornalista. Poi puta a caso le diffamazioni, le querele per diffamazione, le condanne possono essere anche più di una, quindi si metta un po' nei panni anche del giornalista, e questo in netta controtendenza con quello che ci dice l'Europa, perché ci ha ammonito più volte, mi raccomando, abbassate le pene massime, la libertà di stampa. Quindi questo in realtà cosa significa? Perché questi freni così forti? Beh, allora innanzitutto deve essere fatta un'altra premessa. Sebbene in Italia ormai ci siamo assuefatti che per le esigenze di qualcuno si debba muovere il Parlamento, quando invece l'Italia ha tanti problemi che affliggono la collettività, io ritengo che occuparsi del singolo caso di Sallusti sia davvero una perdita di tempo. Per tre motivi. Primo, perché in concreto non rischia il carcere.
Perché se volesse evitare il carcere potrebbe fare come fanno abitualmente tutti i condannati con sentenza definitiva per pena inferiore ai 3 anni. Chiedono una misura alternativa al carcere, che si chiama affidamento in prova ai servizi sociali. Se vuole fare una questione di principio e fare il martire, è libero di farlo, ma non per questo un intero Parlamento deve essere interessato a una vicenda che non ha nessun rilievo pratico attualmente, nessun motivo di urgenza, nessun motivo di tale gravità da dover modificare una legge che funziona bene. Perché è una legge che prevede innanzitutto 2 fattispecie diverse di reato. Come ha ben spiegato in termini pratici e a tecnici Michele Loffredo, da un lato c'è l'espressione di un'opinione e dall'altro vi è l'attribuzione di un fatto falso. In altri ordinamenti per diffamazione si intende l'espressione di un'opinione offensiva, mentre invece si traduce in modo diverso l'attribuzione di un fatto falso, che ha una gravità inaudita. Personalmente, ma questa è una mia opinione personale, preferirei essere aggredito a mano armata piuttosto che diffamato, soprattutto se la diffamazione nei confronti della mia reputazione andasse a toccare sfere particolarmente importanti della mia vita personale o professionale. Parlo da avvocato, immaginiamo per un giudice, che poi è il caso di Sallusti. Affermare che una decisione di un magistrato è sbagliata non è una diffamazione. Dire che un magistrato non è all'altezza del suo ruolo non è diffamazione, è l'espressione di un'opinione, sempre che venga fatta in modo, congruo rispetto ai termini utilizzati. E soprattutto, per esempio, la critica nei magistrati è opportuno che la faccia la stampa, perché noi avvocati le critiche le rivolgiamo nell'ambito del percorso processuale che si chiama impugnazione o, nei casi più gravi, attraverso l'organo di autogoverno della magistratura. I politici dovrebbero astenersi perché fanno parte di un potere diverso rispetto alla magistratura e quindi per motivi di opportunità dovrebbero astenersi da critiche rispetto a singole sentenze, vizio tutto italiano. I giornalisti possono e debbono criticare, contestare decisioni o anche valutazioni giuridiche al fine di modificare anche l'opinione pubblica su determinati temi e indurre l'opinione pubblica, che si traduce in elettorato, che si traduce quindi in volontà parlamentare, di modificare le leggi che poi i giudici applicano. Dire che un magistrato è corrotto o inventare una storia dipingendo la decisione del giudice come espressione di una propria ideologia, come nel caso di Sallusti, dicendo il falso. Perché dire che un magistrato per sua convinzione ha obbligato la figlia ad abortire o l'ha autorizzata ad abortire o gliel'ha impedito, non ricordo bene il caso, essendo un fatto falso, ha leso l'onorabilità di una persona che merita la tutela della propria reputazione. Andando dal punto di vista pratico, io dico un'altra cosa. Non mi scandalizzo del carcere per la diffamazione. Vi sono tante persone in carcere che ci vanno abitualmente e non eccezionalmente, come 2 volte forse nella storia repubblicana, che non costituisce ciò un assurdo o una cosa incivile, perché si tratta di casi estremi. Io vedo persone tutti i giorni che vanno in carcere per furtarelli, per immigrazione clandestina, per, lo dicevo prima al giudice Celentano, perché parlavamo facendo degli esempi, per la ricettazione al fine della successiva rivendita dei CD contraffatti, che è una grandissima ipocrisia, perché se andassimo nei computer di 45 milioni di italiani troveremmo dei file non acquistati, dei file musicali. Eppure questa gente va in carcere per tanto tempo, e non per loro scelta, come Sallusti, nel caso mai andrà in carcere, ma perché la legge lo impone. E quindi io sono anche dell'idea di una depenalizzazione, ma che non parta da un reato così odioso come la diffamazione con l'attribuzione di un fatto determinato. Se un domani dice, perché ci sono alcune, per tutti la reputazione è un valore sacro, per tutte le persone. L'onore è una cosa così connaturata nell'animo umano che merita un grande rispetto, quasi come l'intangibilità del corpo della persona, quasi come. Io preferirei essere accoltellato che essere diffamato, su certi aspetti. Bene. Quindi io ritengo che non ci sia proprio motivo di contendere, e che la legge, prevedendo delle pene elastiche che vanno dalla multa al carcere,
è saggiamente utilizzata dai magistrati con l'aiuto delle parti processuali, col ruolo degli avvocati che aiuta il giudice ad attribuire la pena giusta al caso concreto, i problemi non ci sono, dico l'ultima. È sbagliato anche il presupposto che per ogni parola che scrive un giornalista vi sia una condanna o vi sia una sanzione civile nel senso di un risarcimento dei danni. Non è così, perché se il giornalista dice la verità, questo problema non ce l'ha, e la verità la si prova all'interno dei dibattimenti, i processi servono per questo. Soprattutto anche la critica più severa, quella politica, è accettata anche con termini particolarmente roboanti. Cioè è stato ammesso dalla giurisprudenza la possibilità di usare termini anche molto severi per la critica politica o sindacale. Ultimo aspetto, per i giornalisti è anche stata tipizzata, oltre al previsto dalla Costituzione, diritto di cronaca e o di critica, anche un particolare diritto di intervista. Cioè se due persone note al pubblico dicono l'una dell'altra delle cose obiettivamente diffamatorie e un giornalista le riporta pari pari, il giornalista non è punibile, perché il giornalista diventa veicolo di una diffamazione che riguarda due persone pubbliche. E quindi la diffamazione non è un reato proprio, perché non colpisce solo i giornalisti. Non solo un giornalista può commettere una diffamazione. Qualunque persona, il caso dell'intervista è un caso proprio specifico, sì. Fatto l'esempio. Tant'è vero che proprio la norma in materia di diffamazione esordisce chiunque. Parlando benissimo. Con più persone, esatto, quindi è ampiamente generica. È chiaro, il giornalista è più esposto. Prego, il giudice vuole aggiungere qualcosa in riferimento alla questione relativa al danno e alla sanzione pecuniaria. In particolare rispetto alla domanda che lei aveva fatto, la sanzione pecuniaria in realtà c'è una previsione di una forbice che va dai 5.000 ai 50.000 euro. Questo significa che ovviamente, come in tutte le sanzioni pecuniarie o edittali che ci sono nel nostro ordinamento, sarà poi il giudice discrezionalmente a stabilire, sulla base anche della capacità reddituale del soggetto, del diffamante, qual è la pena in concreto da attribuire. Quindi non siamo, come lei chiedeva, non siamo, come le affermava, in contrapposizione con quanto ha stabilito la Corte europea. Questo perché è vero che la Corte europea ha detto che non bisogna stigmatizzare questi episodi dando delle sanzioni pecuniarie troppo alte o elevate rispetto al diffamante, però è anche vero che questa prescrizione la si può assolutamente rispettare tenendosi nel minimo e facendo una distinzione caso per caso e applicando delle pene, il minimo è 5.000 euro, immagino con delle concessioni anche delle eventuali attenuanti arriviamo a una pena pecuniaria in effetti che è tranquillamente sostenibile da parte di chiunque. Ricordiamoci inoltre che il danno che viene prodotto dalla diffamazione, soprattutto dalla diffamazione a mezzo stampa, è un danno immenso, perché chiunque oggi legga sul giornale una qualsiasi informazione è tenuto, non so per quale grande meccanismo psicologico ignoto, a ritenere che quello che legge sia vero. E allora non c'è rettifica che tenga, sicuramente ha molto più impatto emotivo e psicologico la lettura di una notizia diffamatoria rispetto alla successiva rettifica. Resta comunque il dubbio. Questo è un danno immenso che forse nessun risarcimento bene. È in grado, ecco, di risarcire bene. Lei sta anticipando un tema molto importante che sarà anche centrale nel corso della trasmissione. Infatti io girerei subito la domanda a Michele Loffredo. Diceva il giudice, questo è molto pericoloso, il lettore crede che ciò che legge sia vero. Allora, quali sono i punti? O meglio, alla luce dei punti che vanno a contraddistinguere il diritto di cronaca, quindi verità della notizia, utilità sociale, perché se una notizia è vera ma non interessa alla cittadinanza, ora che senso ha pubblicarlo? Ma soprattutto io voglio che la sua attenzione si concentri sulla continenza dei termini, ossia quando un articolo è sbagliato dal punto di vista della continenza. Ecco, molto spesso accade, soprattutto nella cronaca nera, che si utilizza l'espressione "non si può escludere che", senza aver poi riguardo a nessun fatto, nessun indizio, cioè il giornalista poi viaggia in maniera molto arbitraria. Allora, quando è che sbaglia il giornalista? Beh, l'hai già tratteggiato tu, quando si ipotizza o si lascia aperta una possibilità di veridicità rispetto a notizie che sono ancora tutte da accertare. Ma intanto io voglio precisare un'altra cosa. Innanzitutto la incontinenza dovrebbe essere invece
riportata, come dire, nel binario della veridicità, sempre e totale a 360 gradi, nel senso che non mi fa specie che si utilizzino termini forti per aggredire una notizia o per esprimere ancor più un'opinione in maniera appunto decisa, forte, nei termini anche più duri e crudi. Il problema, lo ha detto ampiamente sia Michele Vaira sia il dottor Celentano, è mantenersi nel binario appunto della verità, non argomentare, non ragionare sulle ipotesi e peggio ancora sulle falsità. Intanto consentimi di chiudere il discorso Sallusti, perché altrimenti lascia lo spazio, lascia l'ombra a possibili interpretazioni distorte. Quando c'è stato un esercito di persone che si è, soprattutto nell'ambito della politica, si è come dire, allineata dietro la mission di salvare il soldato Sallusti, non si è capito bene perché questo dovesse accadere. Infatti molti dicevano: ma come, lui non ha neppure scritto quell'articolo, perché ci si accanisce contro questa persona che è persona da bene, perché giornalisticamente ha voluto fare sino in fondo il suo dovere, non retrocedendo neppure di un centimetro sulla notizia data e quindi non smentendo quello che non era poi in effetti smentibile. Lui ha consentito che altra persona pubblicasse, e dunque la colpa invigilando, non aver esercitato quello che è il mestiere, quello che è uno dei ruoli più importanti del direttore, cioè quello di controllare quello che i suoi collaboratori. Vedi, questo non è possibile assumere a sua difesa questo elemento. Perché? Perché innanzitutto lui ha omesso il controllo su una notizia che è stata sparata in prima pagina con grande enfasi, e dunque questo non è possibile sottrarlo al controllo del direttore. Posso capire le cronache provinciali, dove è inimmaginabile obiettivamente che il direttore possa esercitare un controllo, soprattutto a livello di grossi quotidiani. Ma di che cosa stiamo parlando? Di quello che è stata una diffamazione realizzata, consumata, da un suo collaboratore, Betulla. Betulla è il nome in codice che aveva nei servizi segreti, Farina, il giornalista, all'epoca giornalista, poi radiato dall'Albo, proprio perché era, infatti, quello sto, perché era stato il confezionatore di falsi dossier. Dunque Sallusti, con la sua omissione di controllo, ha consentito surrettiziamente di continuare ad esercitare l'attività giornalistica ad una persona che era stata radiata dall'Albo. L'ordine già con grande parsimonia interviene, ma una volta tanto che aveva fatto puntualmente il suo dovere, è stato vanificato da questo intervento e da questa correità di Sallusti. Chiuso questo discorso, ripeto, prego, dimmi. Che avrei anche una curiosità mia. Ma io mi sono dilungato per consentirti proprio la presentazione che devi fare all'ospite. Sull'omissione di controllo la vorrei riascoltare. Nel frattempo ci ha raggiunto l'onorevole Vittorio Salvatore, al quale diamo il benvenuto, perché parlerà con noi proprio di questo argomento. Allora, prima di farle una domanda, io voglio concludere il discorso con Michele Loffredo. Allora, omissione di controllo. Sallusti è stato condannato per diffamazione aggravata più omissione di controllo. Sì. Ma in concreto, quando il direttore di un giornale va a correggere le bozze, è possibile che qualcosa sfugga? Cioè, è un problema proprio di tipo empirico. Allora ci vorrebbe comunque una commissione ad hoc, una commissione di garanzia. È possibile controllare ogni minimo dettaglio? Ma infatti, dicevo, io posso capire che è assolutamente impossibile. Infatti Ferruccio De Bortoli, direttore del Corriere della Sera, colleziona un'infinità di querele per culpa invigilando rispetto a quello che dalla periferia vengono pubblicate come notizie sul suo giornale. E quindi assolutamente è impensabile che nella filiera, dal redattore delle province, dal caporedattore centrale, dal caporedattore periferico a quello centrale, al limite si deve investire di questa responsabilità altri momenti dell'organizzazione del giornale. Il direttore responsabile, tuttavia, come dicevo nel caso di Sallusti, rispetto alle rubriche pubblicate in prima pagina, quelle politiche, quelle che marcano la linea del giornale, è impensabile che lì non eserciti la sua
influenza e quella, la sua, come dire, il suo controllo. Ma c'è di più: nel caso di Sallusti, al netto di tutto questo, c'è il fatto che lui ha consentito l'esercizio abusivo della professione giornalistica a un soggetto che era stato radiato dall'albo, e questo è assolutamente intollerabile. Se noi come giornalisti, e io sono rappresentante della categoria come tale, mi hai presentato in questa sede, tolleriamo questo, non rendiamo un buon servizio a noi stessi, perché noi siamo i difensori sino alla morte del giornalismo pulito, del giornalismo buono. Questa, diciamo, frase molto ad impatto, io passerei ad ascoltare l'onorevole Vittorio Salvatori, che ci ha appena raggiunto, ecco, ripetiamolo. Allora, onorevole, lei è stato anche giornalista, nonché avvocato, quindi riassume un po' le tre categorie che vediamo qui questa sera in nostra compagnia. Secondo lei, la politica, una domanda che ho rivolto prima ai nostri ospiti, come si comporta nei confronti dei giornalisti? Ecco, alla luce proprio di quello che è successo, della votazione dell'emendamento sul carcere per la stampa, per i giornalisti che comunque sbagliano, che cosa è cambiato nel modo di fare giornalismo? Perché sappiamo che anche lei è stato giornalista. Una vergognosa pagina è stata definita dal Presidente dell'Ordine dei giornalisti, quello che è successo al Parlamento per quanto riguarda l'emendamento presentato dall'onorevole Rutelli, appoggiato dalla Lega e con i franchi tiratori che sono sempre disponibili. Una pagina vergognosa, perché ci ha fatto tornare indietro nel tempo, facendoci dimenticare una legislazione che deve essere ancora completata e che parte da molto lontano, parte addirittura da prima dell'Unità d'Italia. Parte con una legislazione che faceva, come dire, riferimento soltanto ad alcune contee che esistevano, come la Toscana, e che riflettevano una legislazione che veniva dall'estero, particolarmente dalla Francia. Per essere preciso, ho tolto da un mio vecchio libro, con dispiacere, però non potevo portare l'intero volume, Ingiurie e diffamazione di Florian, 1939, perché io sono un avvocato antico, sono iscritto all'ordine, ma non professo più la professione di avvocato per via appunto dell'età. Però, avendo fatto il parlamentare, come dire, sono stato educato un po' dal punto di vista della legislazione a trovare sempre i riferimenti. In quel libro che sono andato a sfogliare o che ho trovato nella mia biblioteca, ho tirato fuori questa pagina che esprime il parere, non mio personale, ma, come dire, di una legislazione che si deve ancora completare. Se permettete, vi leggo 10 righe. Una notevole corrente di opposizione all'incriminabilità dei reati contro l'onore, ingiurie e diffamazione, è sorta nel seno stesso della nostra scuola, la scuola positiva, evidente che fa riferimento a Ferri e tutta la problematica di questo insigne giurista. La scuola positiva è come conseguenza della teorica, secondo la quale l'evoluzione delle relazioni fra il diritto penale e il diritto civile si svolgerebbe mediante una progressiva restrizione dei fatti incriminabili, una progressiva limitazione del diritto penale a profitto del diritto privato. E veniamo da molto lontano, praticamente. Già il Garofalo comprendeva le ingiurie e le diffamazioni fra quei reati alla cui repressione sarebbero sufficiente l'ammenda a favore della parte lesa e l'ammenda a favore dello Stato. Fin qui però non si tratterebbe di eliminare quei due reati dal codice penale, ma semplicemente di mutarne la forma di repressione. Altri invece, andando più in là, sostenne addirittura che per l'ingiuria e la diffamazione la repressione, anche sotto la specie della duplice ammenda, è irrazionale, che quei reati debbano togliersi dall'orbita del diritto penale per lasciarli alla disciplina del diritto civile, bastando per essi l'obbligo delle riparazioni pecuniarie
e si aggiunge da ultimo della pubblicità. Bene, onorevole, allora, in base a quello che lei ha detto, mi scusi se le interrompo, quindi abbiamo visto che la norma è datata, è comunque una norma molto antica, tant'è vero che per tornare alla problematica di Sallusti è stato condannato in base ad una legge del 1948. Ora, io voglio chiedere all'avvocato Vaira, che parla sempre al bando di qualsiasi eufemismo, è abbastanza diretto, una legge del 1948, però c'è anche da dire che noi viviamo nell'era della tecnologia, c'è internet, c'è la diffusione comunque della comunicazione, le cose stanno cambiando, si comunica tutti i giorni, il giornalismo sta cambiando, come ci diceva prima anche l'onorevole Salvatori. Che senso ha punire in base ad una legge così antica? Tant'è vero che Loffredo ricordava Guareschi prima, Guareschi siamo negli anni 50. Se per questo anche l'omicidio e il furto sono puniti da tempo immemorabile, penso la diffamazione, al di là diciamo dei riferimenti all'attuale codice penale, sia punito fin dall'editto pretoriano del 130. Quindi non è questo il punto. Bisogna capire se attualmente il disvalore sociale della condotta diffamatoria sia attuale o meno. Io ritengo che oggi, più di ieri, il diritto alla reputazione e il diritto all'immagine, soprattutto adesso che la comunicazione globale non sia diminuito ma sia aumentato. Io non sono affatto d'accordo sulla depenalizzazione, l'ho detto prima e l'ho detto e mi ripeto, vi sono dei reati che ritengo molto meno gravi che sono puniti con pene molto più severe e quindi andrei a ripetere gli stessi argomenti di prima. Quindi al di là del ma guardi, il nostro codice penale è il codice Rocco, è un codice perfetto, almeno quello penale, quello di procedura lo abbiamo modificato nell'88 con un codice accusatorio certamente più in linea col nostro spirito democratico, almeno per quanto mi riguarda. Il codice penale è un esempio di legislazione come si faceva un tempo, un esempio eccellente. Dire che non è più attuale nel pubblico sentire il reato di diffamazione, io non lo condivido. Ma è una mia opinione, appunto è un'opinione. Non è censurabile. Bene, però questo mi dà spunto per chiedere, diciamo, risposta al dottor Loffredo. Le chiederei di essere abbastanza sintetico, perché comunque siamo tanti, dobbiamo ancora ascoltare tante persone, tante argomentazioni. Vaira parlava di, come possiamo dire, la norma è recente, è fatta bene. Non sono d'accordo sulla depenalizzazione, quindi sostanzialmente se ci fosse la depenalizzazione non si dovrebbe ricorrere all'assicurazione. L'anno scorso c'è stato un gran parlare, si è sollevato un gran polverone in proposito della riforma degli ordini, quindi si era parlato di un'assicurazione obbligatoria per i giornalisti, pare anche molto costosa. Quindi se si toglie la depenalizzazione probabilmente si toglierà quindi anche l'assicurazione. Quanto è importante per un giornalista assicurare, visto che tutti ce l'hanno, i magistrati ce l'hanno, la pubblica amministrazione ce l'ha? Gli avvocati. No, è quello che non capisco, il sillogismo, si toglie la depenalizzazione e si toglie l'assicurazione. Il mancato perseguimento in sede penale impone ancor più che ci sia la possibilità di una copertura assicurativa. Come tu stesso hai detto, diamoci del tuo, dai, non fingiamo, siamo tra colleghi, noi lo possiamo, con loro no, ma noi sì. E dicevo, se i magistrati possono assicurarsi, se i pubblici funzionari possono assicurarsi per gli errori commessi, ovviamente non parliamo di dolo o colpa grave, ma di errori in cui si può incappare, perché non è possibile? Anzi, per i giornalisti, se mai dovesse passare sciaguratamente questa riforma affrettata che si sta facendo, è quanto mai opportuno che accade, perché una riforma che è stata veramente messa, o comunque non è stata ancora messa in linea, perché sappiamo ci sono emendamenti continui e raffazzonamenti continui, è incongrua, perché quello che dovrebbe salvaguardare i diritti del cittadino e del giornalista stesso per potergli consentire di esprimersi liberamente sono ben altre cose. L'obbligo della rettifica che sia proporzionata come quantità, come dimensione dell'articolo pubblicato, dice la legge stessa in vigore, ma non viene applicata nella stessa pagina con lo stesso rilievo, dovrebbe costituire un esimente totale se fatta tempestivamente e fatta in buona fede, se appunto il giornalista è in buona fede. Ma già attualmente, rebus sic stantibus, con l'attuale legislazione, un comportamento del genere ha un rilievo dal punto di vista non perché è un esimente. Perché l'esimente, al di là del fatto di dire un fatto vero,
e quella è un'esimente, non il fatto di pubblicare la smentita, rileva nella valutazione giuridica che ovviamente offre un avvocato e il giudice eventualmente recepisce, perché l'errore nel diritto penale sostanziale è una circostanza che va valutata. Io posso per errore dire un fatto falso, e in questo caso non si integra la diffamazione, anche se l'errore è derivante da colpa. Se invece non è un errore ed è una consapevole volontà di diffamare, la condanna resta. Ma sembra che qui tutti i giorni vengano condannati i giornalisti, a me non risulta, almeno nel mio caso non... Diciamo, è stata fatta una cattiva pubblicità. Assolutamente sì. Prego, facciamo aggiungere il giudice. Volevo dire due cose, innanzitutto sulla depenalizzazione. Chiunque abbia familiarità con il diritto penale sa bene che per capire se una norma è ancora attuale o meno bisogna valutare il bene giuridico tutelato. Se abbiamo detto prima che il bene giuridico tutelato dalla diffamazione è quello dell'onore, non c'è opinione che tenga, la norma è attualissima. Essere datata non significa essere per forza anacronistica, quindi potrà essere datata ma non è necessariamente anacronistica. Quindi ritengo che il reato ci sia e abbia ancora un disvalore sociale immenso. Anzi, probabilmente proprio per come oggi è formulata la dinamica dell'informazione, così rapida, così capillare, quindi così anche priva di controllo, succede che c'è una qualità anche di informazione forse anche più bassa. Pensiamo ai blog, pensiamo a quello che avviene su internet. Quindi forse una tutela invece dell'onore andrebbe forse addirittura rafforzata rispetto al passato, perché è un bene che potrebbe essere potenzialmente leso in maniera superiore rispetto al passato. Quindi il dire che qualcosa soltanto perché è datata non è più attuale, anacronistica, bisogna cambiarla, è un approccio secondo me sbagliato, cioè proprio metodologicamente sbagliato. Per quanto riguarda ancora l'errore, ricordiamo ancora una cosa, che la vostra professione è una professione intellettuale e come tutte le professioni intellettuali deve per forza avere delle regole di deontologia innanzitutto e delle regole di funzionamento, delle discipline e dei limiti. Occorre un controllo. Diffamare una persona semplicemente per errore non è assolutamente un'esimente. Sappiamo bene che l'esimente putativa esiste fino a un certo punto. Il giornalista è comunque sempre tenuto e obbligato a dimostrare di aver fatto tutti gli accertamenti prima di pubblicare una notizia che poi si rivela falsa. E questo perché, ma è una sfida anche di professionalità quella che vi si chiede. Certo. Perché, ripeto, è una professione intellettuale, come tale deve essere esercitata. Su un controllo siamo comunque d'accordo di tutto, stiamo semplicemente cercando di capire quanto elastico poi potesse essere questo controllo, quali sono i paletti poi da rispettare. Io volevo un'opinione dall'onorevole Salvatori. In merito al fatto, quindi io tornerei, nonostante Loffredo abbia detto basta col caso Sallusti, un'unica chicca finale. Le potete pagare per tre trasmissioni di seguito, non è quello il problema. Volevo un parere di Salvatori in merito al fatto, del tutto politico, che Sallusti si sia rivolto al Presidente della Repubblica sostenendo il mio non è un reato di diffamazione, bensì un reato d'opinione. Ecco, sappiamo che la Lega, cioè in maniera un po' anacronistica, prima ha cercato di depenalizzare i reati d'opinione, che sappiamo essere quelli contro la morale, il costume, le istituzioni, e poi magari si è tanto accanita con la diffamazione. Però Napolitano non è intervenuto, perché secondo lei? Perché c'è una Costituzione che ha un articolo 2 e un articolo 21. L'articolo 21 fa riferimento alla libertà di opinione, all'espressione libera del pensiero. Tante volte voi siete usciti in televisione con un bavaglio contro appunto le leggi bavaglio. Però c'è l'articolo 2 e l'articolo 3 che fanno riferimento a un altro diritto costituzionale, che è quello della dignità della persona. Il capo dello Stato, ovviamente, poiché il problema sta davanti al Parlamento, giustamente, come dire, si è tirato fuori un po' dalla mischia. Mi spiego, perché non aveva problemi concreti. Non già risponde troppo spesso al telefono. Non, magari. Non gli è stata chiesta la grazia, per dire, per cui non doveva intervenire, ha fatto bene a non intervenire. Però ecco, qui abbiamo nella Costituzione due articoli costituzionali per cui poi bisogna andare a una legge. E la legge è quella del Codice Penale, che prevede il reato di diffamazione. Quando io partivo da lontano, prima ancora dello Stato unitario, abbiamo avuto lo stesso problema.
Il reato di ingiuria e di diffamazione sono venuti fuori in un momento in cui si è pensato di dover tutelare nei confronti dell'ingiuria il decoro e l'onore della persona, purché presente alla pronunzia, mentre il reato di diffamazione tutela la reputazione quando l'interessato, il soggetto passivo, non è presente. Mi spiego, per cui c'è la diffamazione. La diffamazione è venuta fuori attraverso l'esame scientifico, diciamo, attraverso i giuristi che sono partiti appunto dall'ingiuria. Quindi noi stiamo ancora allo stato preunitario. Ma secondo lei spiego, questa volontà di non intervenire, c'è una colorazione politica poi? No, perché il Parlamento sta dicendo la sua. Oggi si doveva discutere, doveva rientrare in aula il disegno di legge che prevedeva appunto l'eliminazione del carcere e la sola sanzione civile, ancorché in un primo tempo di 100.000 euro, se non sbaglio, successivamente di 50.000 euro. Di fronte a questo disegno di legge c'è stato un emendamento presentato, ho detto prima, appoggiato dalla Lega e dal partitino di Rutelli, mi spiego, che profittando del voto segreto che è stato chiesto, anche questa è stata considerata una infamia da parte una pagina vergognosa da parte dell'ordine dei giornalisti, perché non si è avuto il coraggio di palesare il proprio aspetto, diciamo, ecco, di fronte ad una presa di posizione. Onorevole, ormai in questo Parlamento di nominati è l'unico scampolo di libertà. Perché per il resto se no sono obbligati a schiacciare il pulsantino. Sì, ma anche noi, a seconda di come vanno le cose, poi ci dichiariamo a favore o contro. Ognuno c'ha la sua... Ritorno sull'argomento. A questo punto bisogna prendere atto di una tendenza che ha avuto il nostro legislatore e che Luciano Violante, che è il magistrato, prendo atto, non lo conoscevo e quindi lo saluto particolarmente per la funzione che svolge. A proposito delle sanzioni sostitutive, c'è una prefazione di Luciano Violante, che è tuttora un parlamentare, come sappiamo ex presidente della Camera, il quale svolge questo problema, anche se richiama poi l'attenzione su quanto diceva l'avvocato Vaira in ordine alla reputazione di colui che è attaccato un po', diciamo, da un articolo, ecco, colui la cui reputazione è stata messa in discussione. Però la tendenza è questa, quella di andare più al codice civile che al codice penale. Ecco, proprio in base frase che lei dice, io volevo un intervento del giudice. Diceva giustamente l'onorevole Salvatore, c'è una tendenza ad andare più verso il civile che verso il penale. In realtà forse un po' le cose si equiparano. Io mi riferisco per esempio agli altri paesi, in Germania, in Gran Bretagna, leggevo, in Francia, in realtà si ricorre comunque alla tutela civile, quindi a un accertamento di responsabilità di tipo civile, forse anche più veloce, più facile. Ecco, da noi che cosa accade? Come sono monitorati i tempi? Con quale percentualistica poi ci si avvicina più a una realtà piuttosto che all'altra? Ci può fare una disamina? Da noi c'è una sorta di doppio binario per questo reato. Cioè, ovviamente c'è la tutela penale, perché è comunque un reato per il quale è prevista addirittura la pena detentiva, e ciò non toglie che parallelamente si svolge tutta quella che è l'azione civile, che ovviamente è un'azione intentata dal diffamato volontariamente a facoltà di chiedere. È ovvio che oggi la giurisprudenza ammette ipotesi di risarcimento del danno in tantissimi casi, quindi l'evoluzione poi della giurisprudenza in Italia, che amplia sempre di più appunto il ventaglio delle ipotesi risarcitorie. Ripeto, la scelta del legislatore è una scelta tassativa e secondo me assolutamente condivisibile, cioè decide volontariamente di mantenere la difesa dell'onore sotto il punto di vista, con lo strumento, diciamo, della repressione penale. E non vedo come si possa argomentare diversamente se, ripeto, si ritiene che il bene giuridico sia quello. La tutela civile e poi la tutela risarcitoria è tutt'altra cosa, è ovviamente giusta perché si tratta di un danno ingiusto e va, diciamo, a risarcire il danno. È ovvio che la tutela penale darà una risposta dello Stato rispetto a una condotta che ritiene lesiva
offensiva e che ritiene censurabile, la tutela civile invece è una tutela che dà soddisfazione non allo Stato, ma che dà soddisfazione al singolo. Quindi le due cose possono tranquillamente continuare a coesistere e viaggiano su due binari paralleli. Avvocato Baira, volevo concludere. Oggi il Partito Democratico ha chiesto la remissione in commissione del disegno di legge perché ci sono alcune parole che non andavano. E a una trasmissione di Bruno Vespa, Porta a Porta, l'ex ministro della giustizia Castelli ha detto che l'emendamento appoggiato dalla Lega è stato una provocazione. Si arguisce da questo che molto probabilmente, una volta che il testo sarà rivisto, e peraltro era stato riscritto dal presidente della commissione del Senato, potrà passare con la modifica, appunto, non qualificando più giustamente il magistrato, finché c'è io ci sono, se è reato è reato, fino a quando il Parlamento non avrà deciso diversamente le cose resteranno come stanno. Però è prevedibile, sulla scorta della provocazione di cui ha parlato il leghista, sulla scorta di quanto dichiarato comunque da altri parlamentari, salvo a capire perché oggi il Partito Democratico ha chiesto il rinvio, è evidente che si potrà arrivare anche alla sola sanzione civile, la sanzione pecuniaria che l'Ordine dei giornalisti ritiene abbastanza pesante. Tra l'altro, ho sentito il difensore dei giornalisti in quella trasmissione, il quale diceva che dopo il secondo articolo diffamatorio chiunque lo fa sarà espulso dall'ordine. Quindi c'è anche, diciamo, questa sanzione nei confronti del diffamatore, a quale si vuole soltanto evitare il carcere. E io facevo riferimento alle misure alternative. La legislazione va in questa direzione, e per cui è probabile che sarebbe anche sulla scorta di quei codici da lei richiamata si possa arrivare anche in Italia alla non carcerazione, diciamo, del diffamatore, il quale peraltro però rimane prigioniero delle sanzioni che comunque saranno definite. Avvocato Baira, tra l'altro io non capisco, giustamente anche come diceva l'onorevole, è una provocazione, poi è stato detto anche in televisione più e più volte, si tratta di una provocazione. Io a volte non capisco proprio il senso di questa provocazione, cioè perché. Comunque, al di là di questo, volevo un suo parere su quanto aveva detto prima il magistrato, sede civile, sede penale, come sarebbe auspicabile che si indirizzassero le cose, ma soprattutto lei è uno studioso anche di diritto straniero, soprattutto ha avuto esperienze americane, che cosa succede altrove? Ecco, in breve, la differenza qual è tra noi e l'America, per esempio? Devo dire per completezza che una novità del senatore Berselli, che è proprio il presidente della Commissione Giustizia in Senato, prevede una nuova modifica, non particolarmente condivisibile a mio parere, secondo cui resta il carcere per il giornalista, mentre viene modificata, quindi in senso pro Sallusti, la sanzione per il direttore responsabile. Ovviamente l'effetto di questa geniale intuizione del senatore Berselli è che non vi saranno più articoli firmati da giornalisti e quindi si ricondurranno tutti al direttore responsabile, che magari diventerà nullatenente e quindi qualunque sanzione gli farà un baffo. Questo aprirà la strada a una marea di estorsioni, più di quelle che già vi sono, e alla possibilità tipicamente italiana di orchestrare campagne di stampa contro i nemici di turno. Quando noi facciamo il paragone con la Germania, con la Gran Bretagna, dove l'informazione è cane da guardia e non cane da riporto o da compagnia, e quindi vi è anche un senso molto serio dell'onore e della credibilità di un giornalista. Alcuni giornalisti che da noi in Italia hanno ruoli di primo piano, lì non farebbero nemmeno il Corriere dei Piccoli, ma neanche il Corriere dei Piccoli, non farebbero il giornale del condominio. Il problema è questo: noi non possiamo paragonarci a queste realtà, a queste democrazie così evolute, dove una persona che viene condannata anche in sede civile per aver detto un fatto falso cambierebbe mestiere.
perché il suo fallimento professionale verrebbe certificato da una sentenza di un giudice. In Italia diventerebbe un eroe, verrebbe assoldato perché è capace di fare il lavoro sporco. Quindi non ci paragoniamo in modo così semplicistico, e lo dico senza polemica, agli altri paesi. Anche perché poi è anche una questione di interpretazione delle norme e di traduzione delle norme. Ciò che da noi viene indicata come diffamazione, quindi la critica violenta che deriva dall'ingiuria, che sarebbe l'ingiuria, l'offesa alla personalità fatta con gli assenti, con l'invenzione di un fatto falso che rientra nella categoria giuridica della calunnia, che da noi è confinata solo alla affermazione di un fatto falso innanzi all'autorità giudiziaria. Quindi un paragone, un parallelismo non è praticabile. Poi in America non esisterebbe un direttore di un giornale o un editore nullatenente. Non potrebbe esistere per la loro mentalità, a differenza che in Italia, dove pensiamo solo come superare la norma e come trovare la via più facile per evitare di incorrere in sanzioni concrete. Si farebbero tutta una serie di operazioni elusive dell'effettività della norma. Quindi noi siamo purtroppo costretti a questo tipo di sanzioni. Secondo, in America c'è il risarcimento punitivo che va al di là del valore stretto del danno provocato e che aumenta in proporzione più che proporzionale in base alla gravità della condotta, alla gravità del dolo, alla gravità della colpa. Ho terminato. Bene, una breve panoramica anche da parte di Loffredo. Secondo te, ecco, riesco finalmente a darti del tu, che cosa significa Italia paragonata ad altri paesi? Che cosa significa differenza? Beh, vedi, la differenza è nelle cifre, nelle statistiche. I freddi numeri dicono che nel 2012 noi siamo ben oltre paesi, senza nulla togliere alla dignità di questi paesi, ma se si chiamano Trinidad Tobago, Haiti, Serbia, noi come libertà di stampa, per una serie di parametri presi in esame, siamo al di sotto di questi paesi. L'Italia, che è la patria del diritto, così come noi ci gonfiamo in maniera tronfia il petto di queste convinzioni, noi siamo scaduti di molto. Diceva in maniera sapiente Michele Vaira, tratteggiava quella che è la legislazione europea e parlava anche di quella statunitense. Bene, in America, negli Stati Uniti d'America, una Costituzione che ha quasi tre secoli sulle spalle, al primo emendamento mette la libertà di stampa come bene prezioso, insostituibile, e al 14° emendamento tratteggia in maniera chiara il discrimine tra quella che è la libertà di stampa e quella che è la diffamazione. Tutto ciò che è vero non è diffamazione, non si incorre nel reato di diffamazione. È vero quello che diceva Michele rispetto all'aggravamento punitivo in termini risarcitori che esiste in America, ma questo appunto solo per la diffamazione, non per l'esercizio in termini anche aspri della libertà di stampa. La libertà di stampa nella tradizione culturale della stampa occidentale e quelli dei paesi più evoluti, anglosassoni, il cane da guardia del cittadino contro il potere e la prepotenza del politico. Dunque viene esercitata nella maniera più ampia, se pensi, e concludo, che in America due giornalisti hanno mandato a casa il caso Watergate, un presidente. In Italia nemmeno inimmaginabile. Esattamente. Qui ci sono i presidenti che mandano le fatue, gli editti più o meno bulgari contro i giornalisti non allineati. Se posso, proprio su questo. Sì. Allora, tutte le vostre federazioni della stampa, insomma i vostri organi rappresentativi, hanno bollato questo intervento legislativo poi in linea con il passato come un attentato alla libertà di stampa. Anche qui bisogna chiarirsi, secondo me. Secondo me stabilire semplicemente delle regole per l'esercizio del diritto di cronaca, del diritto di critica, non è altro che la chiave di volta per stabilire un equilibrio tra un diritto costituzionale, che è quello della libertà di espressione del pensiero, ma il diritto all'onore e alla reputazione del singolo. Sono due diritti che vanno bilanciati e che possono essere bilanciati assolutamente tramite la creazione di una normativa ad hoc. Io credo che invece
il pericolo per la libertà di stampa non sia certo nella identificazione o nella individuazione di una normativa contro la diffamazione a tutela dell'onore, ma sia ben altro, quello che prima si accennava, cioè la libertà di stampa è in pericolo, per esempio, quando in una realtà locale, in una realtà nazionale, c'è un editore di riferimento che magari comprime la libertà di opinione dei propri dipendenti. Ed è quello che abbiamo visto succedere anche a livello nazionale. Non invento nulla se faccio riferimento a quello che è avvenuto al TG1 fino a poco tempo fa, quando c'era il direttore Minzolini, con tutte le proteste, anche vibranti, fatte da tanti giornalisti e tanti anchormen anche piuttosto famosi. Quindi io ritengo che sia questo il vero problema della libertà di stampa, non la creazione di discipline che tutelino la stampa disciplinandole e fornendole dei limiti, a tutela anche della professionalità dei singoli giornalisti. Perdono una brevissima replica. Breve. La Federazione della Stampa bene fa a proporsi come fiero oppositore di una confusione che regna sovrana, perché, lo dicevamo prima, io non mi scandalizzo per la pena detentiva, perché se sono un diffamatore è giusto che vado in galera, però sono allarmatissimo dalla pena pecuniaria, che sia 100.000 come era stata in un primo momento o anche 50.000, così distruggiamo il tessuto connettivo dell'informazione. L'informazione locale, vero onorevole Salvatore, su cui si fonda la vera democrazia, viene disintegrata se comminano due o tre multe da 50.000 euro, non il giornalista che non raggiunge 10-15.000 euro l'anno di paga, ma l'editore stesso viene costretto a chiudere se lo si prende di mira. Questo è il mio allarme, però questa è la mia preoccupazione. 50.000 euro è la sanzione massima. Però il giudice fa sempre riferimento alla forbice, nel senso c'è una forbice. È un massimo. Se 50.000 euro è la sanzione massima, io immagino che 50.000 euro potrà essere combinata all'Espresso, a Panorama o a Repubblica, certo. Non certo a Telefoggia, scongiuriamo questa ipotesi, o un'altra realtà locale o un giornale provinciale. C'è una sanzione minima, ripeto, e probabilmente con un uso sapiente di questa forbice di pena, certo, comunque bisogna aver potranno essere tutelati tutti e due gli opposti interessi. Quando i giudici quando si discostano dei minimi devono motivarlo, se non si discostano, esatto, dei minimi è normale. Quindi è difficilissimo dare il massimo, guarda, anche il medio, ma il problema è questo, come è stato detto prima. Scusami, sì. Alla possibilità risarcitoria, alla capacità patrimoniale del diffamato. Ma è il diffamante che, voglio dire, no, la se norma... il diffamato, se ha una posizione di rilievo socialmente parlando, quello è dal punto di vista del risarcimento civile. Esattamente di quello stiamo parlando. La pena è commisurata. Il risarcimento civile è un discorso. Perché io sarò molto attento a diffamare o a criticare un potente, quello me la prenderò sempre. Ma quello è il risarcimento civile, viaggia su un altro, diciamo, binario. Il problema la norma è che c'è la sanzione pecuniaria del reato ex articolo 595, certo, e seguenti, è quella massima di 50.000 euro ed è commisurata, diciamo, il criterio di commisurazione è alla capacità patrimoniale del diffamante, in linea con quello che dice la Corte Europea, che si somma poi all'altra, insomma, quella civile, ma diciamo che è un po' uno sparacchio che esiste, cioè nessuno ti garantisce che il giudice non applicherà, perché il giudice può anche applicare. Non è uno sparacchio che esiste, è una previsione, è un, come posso dire, è una norma che c'è a tutela di un interesse, quindi chiunque eserciti una professione e abbia delle regole deontologiche, dei valori da seguire, deve stare attento. Il problema probabilmente è anche il cumulo delle diffamazioni, come dicevamo prima anche con Loffredo, cioè non è che il giornalista nella sua carriera può incorrere in una sola diffamazione, ma puta caso incorre in quattro diffamazioni nell'arco di un anno e viene condannato, diciamo, per una somma elevata, allora lì forse sorge un po' un problema. Forse dovrebbe pensare a fare diversamente a ciò che scrive, perché se viene condannato quattro volte per diffamazione e voglio dire, non è bello parlare delle statistiche del proprio studio, però posso dire una cosa, perché è un dato storico, la mia prima causa penale è stata la difesa di un giornalista di Foggia per una diffamazione a mezzo stampa. Ci puoi anche dire come non è opportuno, perché però voglio dire, non è che se un giornalista viene condannato, a parte quattro volte in un anno, significa che i processi sono iniziati almeno 7-8 anni prima, perché quattro processi in un anno non penso che sia immaginabile, nemmeno in due anni quattro cause. Se prendi quattro condanne per diffamazione,
significa che devi porti seriamente un problema di come conduci la tua professione, perché prendere quattro, già prenderne una è difficile, perché significa che devi aver detto un fatto falso, che non devi aver trovato con la controparte la possibilità di un accordo, perché molto spesso una persona offesa da un reato di diffamazione fa la querela perché sta arrabbiato, così. Poi col tempo inizia a comprendere le ragioni del giornalista, questo chiede scusa, fa un risarcimento danni solitamente in beneficenza. Scusi avvocato, ma sa perché io ho detto quattro? Perché Sallusti ha invocato anche delle scriminanti, cioè non l'hanno potuto nemmeno aiutare dicendo la prima volta, ha già sei casi simili alle spalle. E quindi, e ecco perché c'è un problema di professionalità, che va comunque valutato. Volevo chiedere, vuole aggiungere qualcosa, avvocato, in merito? No, a proposito di queste ultime considerazioni, sì. La nuova disposizione di legge, se sarà legge, prevede l'espulsione o la radiazione dall'albo di chi è condannato più volte per diffamazione. Quindi il giornalista comunque questa spada di Damocle l'avrà sempre. E il problema è che sicuramente ci sarà una riconciliazione all'interno del Parlamento, resterà reato, ma come pena alternativa ci sarà la sanzione pecuniaria. Quindi condannato sì, per diffamatore sì, però non l'arresto, non il carcere, ma la sanzione pecuniaria, che è quella che fa più paura, per quello che ho sentito, sì, ai giornalisti. Decisamente sì. Bene, su questa, diciamo, questo monito anche speranzoso dell'onorevole Salvatore, ci saranno misure alternative, noi ci rassicuriamo. Io purtroppo devo salutarvi perché abbiamo raggiunto il nostro tempo massimo, grazie per essere stati con noi e per aver anche animato così tanto il dibattito, quindi passo a salutare Michele Loffredo, vicepresidente di Assostampa Puglia, grazie al giudice Stefano Celentano del Tribunale di Lucera, ringraziamo Michele Vaira per i suoi appelli sempre così accorati ed un caloroso grazie anche all'onorevole Vittorio Salvatore, ma soprattutto grazie ai nostri telespettatori, ci vediamo venerdì prossimo con il confronto. E noi ringraziamo lei. Sì.